Ciao da Gabriele di Stati Calmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua azienda o organizzazione nel fare decisioni statisticamente più rigorose. Oggi ti mostro un altro programma tipicamente utilizzato dagli informatici per fare statistica di nome CNIME, che qua pronuncio in maniera diversa, ma come al solito io italianizzo un sacco di nomi. Io conosco questo programma perché so che nella mia università dei corsi che hanno un'influenza dal Dipartimento di Informatica lo insegnano. Lo hanno sviluppato in Java, che è un linguaggio squisitamente da informatici. Questa è un'ulteriore prova del fatto che è un programma utilizzato prevalentemente dagli informatici. Ma andiamo subito a vederlo. Qui io ho caricato i dati dell'inflazione, come in un video precedente, essenzialmente perché qui è uno dei modelli con più alta prestazione che ho mostrato fino adesso. Prima ancora di vedere le impostazioni all'interno di questo tipo di dialogo che legge il file CSV, ti faccio vedere un po' quella che è la schermata in generale. Noti che comunque è pesante, nel senso che abbiamo vari pannelli e si capisce che è un programma per gli addetti ai lavori. Qui abbiamo tutti i possibili nodi, ad esempio questo è un nodo, questo è un nodo, questo è un nodo. Qui abbiamo tutta una serie di possibili nodi. Qua sopra invece abbiamo i suggerimenti. Questa è una cosa che trovo interessante rispetto ad altri programmi là fuori. E a questo punto andiamo a vedere cosa ho messo qua dentro. Innanzitutto bisogna fare molta attenzione al tipo di formattazione, se di tipo inglese o di tipo italiano, perché sennò succede che questi dati non li vede come numeri ma come stringa, perché non riconosce il tipo di decimale. Questo è il classico problema del quando si opera con programmi non italiani, ma si hanno i dati in un formato italiano. Non ricordo se l'avevo già detto, ma è una cosa veramente che si sbatte la testa di frequente. Gli americani per i decimali usano il punto, gli europei in genere per i decimali usano la virgola. Sembra una banalità, ma tu non hai idea di quanto tempo si perde solo per questo singolo aspetto. I dati già all'inizio avevano questo tipo di problema di formattazione. Secondo problema è che avevano una sfilza di righe vuote dopo la riga 62. Soprattutto ho specificato al programma di limitarsi solo alle prime 62 righe, perché sennò dava una sfilza di problemi. Quindi, come vedi, io questa cosa qui l'ho scritta tramite commento perché io non so se in futuro riaprirò questo file, se lo riaprirò o comunque se creerò altri progetti su questo programma, saprò che avrò questi problemi. Documentare come si è effettuato un lavoro è importante, questo va al di fuori della statistica. Lo fanno anche gli informatici, ma in genere lo fanno anche altre figure. Dopo aver letto il file, ho fatto una correlazione lineare e qui iniziano le stranezze. Io qua posso selezionare semplicemente le variabili, non posso dirgli che tipo di correlazione voglio. Se ne voglio un'altra, al di fuori di quella lineare di Pearson, mi serve cercare il nodo che mi fa qualcosa di diverso, tipo la correlazione non lineare, detta anche la correlazione rango. C'è da dire che qui almeno si trova questo tipo di correlazione, da altre parti che hanno un approccio più da informatico magari non si trova. Andiamo a vedere i risultati. Io faccio tasto destro, guardo la matrice di correlazione, ma qua con i colori non si capisce granché. Come vedi è molto, molto rudimentale, eh? Abbiamo un'altra visualizzazione che è la matrice, e su questa scheda di nome tabella vediamo le correlazioni. Noi guardiamo inflazione e più o meno abbiamo gli stessi valori del video presente su YouTube. Spicca questo 9,8, che non capisco da dove viene fuori, nel senso che le correlazioni per definizione vanno da 0 a 1, qua va oltre, non capisco il perché. Non basta, ci offre anche altro la misura di correlazione. Qui addirittura, sorprendentemente rispetto agli approcci informatici, c'è anche il valore P che indica una significatività, dico una perché proviene dall'ambito frequentista o classico, ma anche qui c'è lo stesso problema di prima, nel senso che il valore P è un valore di probabilità, quindi per definizione va da 0 a 1. Qui ci sono valori maggiori all'1,
Non capisco il perché. Tra l'altro ho cercato su Google e in 2 minuti non ho trovato una soluzione. Ti confesso che la cosa mi inquieta non poco. Qua ho fatto una partizione perché di solito quando si crea un modello si divide il dataset in una parte di addestramento e una parte di test. Io di solito non lo faccio. E questo di solito genera un modello più ottimistico, semplicemente perché nella maggior parte dei miei video non ho come obiettivo la classificazione, ma semplicemente la spiegazione. Comunque qua l'ho fatto semplicemente per mostrarti questa cosa, che poi ci permetterà di vedere questa parte, che è una cosa che di solito nei miei video non faccio vedere. Questo è il modulo o nodo per quanto riguarda la regressione lineare, tasto destro anche qui, e diciamo di vedere i risultati. Come vedi, abbiamo un'interfaccia molto cruda, un pochino meglio di R versione base, come alcuni miei video brevi che usano Google Colab. Essenzialmente abbiamo di significativo 1, 2, 3 e basta. R quadro aggiustato, cioè la varianza spiegata pesando tutte le variabili, è di circa il 65%, ma si può migliorare perché abbiamo variabili non significative. E adesso lo faremo. Per rimuovere le variabili non significative ho due scelte: o clicco due volte su questo nodo, oppure faccio il tasto destro e dico configura, o addirittura F6, che è la scorciatoia. Tolgo anno, tolgo prezzo del carbone, tolgo il prezzo dell'uranio, questo, e vediamo cosa succede. Faccio apply, vedi che il semaforo mi dà arancione, significa che devo rieseguire. Faccio esegui, mi dà semaforo verde, posso andare a vedere i risultati. Abbiamo ancora qualcosa di non significativo, che è il prezzo del gas naturale e l'intercetta. L'R quadro è aumentato, ma di poco possiamo dire, ma abbiamo ancora spazio di miglioramento. Quindi ancora una volta configura, tolgo il gas naturale. Ok, applica, rieseguo, andiamo a rivedere i risultati. L'R quadro rimane piantato essenzialmente, ma abbiamo ancora l'intercetta di non significativo. Poi viene fuori una cosa che io ho trovato strana. Cos'è l'offset? Sono andato sul punto di domanda, che è più o meno la documentazione, e dice che l'offset rappresenta il termine costante. E questa cosa funziona come un'intercetta. Io ora non so perché qua lo chiamano così, ma non è una novità che in statistica si creano 25 nomi per dire la stessa cosa. Poi io vengo dalla chimica, dove c'è un processo preciso per dare i nomi alle cose, che è la nomenclatura UPAC. Poi ne esistono anche altre, ma questo è un altro discorso. Quindi a me dà molto fastidio vedere quando, boh, si prendono l'iniziativa di chiamare una cosa con 20 nomi diversi. Comunque, come vedi, dopo aver tolto l'intercetta abbiamo tutte variabili significative e un R quadro vicino al 90%, che è un buon risultato. A questo punto, tasto destro, andiamo a vedere il grafico a dispersione della nostra regressione lineare. Questa è una cosa interessante di questo programma, nel senso che ci permette di vedere questa approssimazione con due clic. Questo è il nostro modello, questi sono i nostri dati. Insomma, anche se l'R quadro è buono, questa retta non farebbe pensare alla stessa cosa dell'R quadro. Questo perché, purtroppo, questo programma ci offre solo l'R quadro come metrica. Questo è un suo limite, ma tra poco dirò qualcosa in più. A questo punto andiamo a fare la predizione. Rieseguo intanto questi moduli. Questa è la nostra predizione. Ed essenzialmente l'R quadro, sia la varianza spiegata, si può calcolare tramite una formula che prende la differenza fra questi due valori. Vedi che grosso modo si avvicinano? Io direi a occhio che il grosso della distanza ce l'abbiamo negli anni 70. A seguire facciamo un punteggio delle nostre predizioni e andiamo a vedere facendo questo. Qui abbiamo l'R quadro sulla parte di test, quello prima vicino allo 0,9 sulla parte di train. In genere la parte di train ha una prestazione maggiore di quella di test. Qui abbiamo altre metriche e qua alla fine abbiamo l'R quadro aggiustato, che è circa di 20 punti inferiore rispetto a quello di prima, ma tutto sommato è ancora un modello buono. Ripeto, non ci dice nulla di più rispetto a questo. Quindi, come ti avevo anticipato, non posso fare i grafici di diagnostica su questo programma, a meno che, così come anche succedeva
in altri servizi che ti ho mostrato, non integro un codice, ad esempio di R, che mi dà quei quattro grafici di diagnostica che di solito faccio vedere su JASP, oppure su Blue Sky Statistics, oppure anche su Google Colab. Ti faccio vedere per completezza come si imposta questo nodo. Gli si dice qual è la colonna dove noi abbiamo la nostra variabile obiettivo e la colonna dove noi abbiamo previsto la nostra variabile obiettivo. Qui si fa in formato, diciamo, menu, su R bisogna scrivere codice, quindi se vogliamo qui è un pochino più comodo. Poi io ho trovato strano che bisogna specificare il numero di variabili per calcolare l'R quadro. Qui andrebbe sistemato e vediamo come cambia, ma so già che si alza per definizione. Infatti, passiamo da 0,71 da 1,077. Ripeto ancora una volta, io di solito non faccio mai modelli valutati anche sulla parte di test perché in genere non ho come obiettivo la previsione. Ma se si fa così, in genere si vede quasi sempre che il dataset nella parte di train, quindi addestramento, ha una prestazione maggiore che nella parte di test. Anche perché se tu nella parte di train hai un valore che si avvicina al 100%, hai un modello troppo rigido, se non ti accorgi per tempo di questa cosa, quando vai a fare valutare la prestazione nella parte di test, vedi che essenzialmente fa schifo. E di questi, purtroppo, di questi casi non se ne sentono tanti, non solo da gente alle prime armi. Ti ho fatto vedere un'altra piattaforma da informatici che ha varie caratteristiche che lo fanno capire, soprattutto se non si tratta del primo video che vedi di Staticalmo. Ti faccio un'altra volta un riassunto dei limiti e anche dei vantaggi. Come vantaggio abbiamo un programma con vari pannelli che fanno capire che serve agli addetti ai lavori. Gli addetti ai lavori possono farci un sacco di cose, non solo statistica inteso come analisi, modelli, ma anche creare delle, io le ho chiamate, catene di montaggio per i dati, cioè prendi i dati, trasformali e inseriscili all'interno di un processo. A livello di strumenti prettamente statistici abbiamo visto che la correlazione aveva dei problemi, oppure abbiamo solo due metodi per fare la correlazione, cioè quella lineare e quella non lineare. Possiamo aggiungere altri metodi noi tramite nel nostro codice, ma capisci che potrebbero sviluppare anche qualcosa loro, eh? Poi, per quanto riguarda il modello di regressione lineare, abbiamo la metrica principale con il coefficiente di determinazione, oppure l'R quadro. Poi abbiamo anche quello aggiustato, poi abbiamo anche altre metriche, ma mancano le diagnostiche, cioè i grafici che ci controllano varie cose di un modello. Anche qui possiamo creare del codice che ci consente di creare questi grafici. Lo possiamo creare sia interfacciandoci ad R che anche Python, se ricordo bene. Questa cosa del creare codice che utilizza un linguaggio diverso, lo si vede anche sulla piattaforma di Amazon, così come quella di Microsoft. Se hai un progetto molto specifico per quanto riguarda la tua azienda e ti serve capire quale programma può fare al caso tuo per le tue esigenze, mi puoi contattare sui principali social e ci metteremo d'accordo. Ti saluto e alla prossima. Ciao!